Un viaggiatore curioso davvero, non solo non sai dove ti trovi, ma neppure dove stai là, proprio rincoglionito, Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con un nuovo video, ragazzi. Oggi video esplorativo del nuovo Star Ocean The Second Story R, remake di Star Ocean The Second Story, uscito ormai nel lontano 98 su PlayStation 1. Recentemente appunto è arrivata questa rimasterizzazione. Noi abbiamo visto anche l'unboxing della Collector's Edition, lo trovate su Instagram, mi raccomando seguitemi su Instagram perché lo trovate, lì trovate unboxing e cose in anteprima. Allora andiamo a vedere un attimo la configurazione, cose varie ed eventuali, giusto per vedere anche un pochino di cose che possiamo andare ad impostare, compreso immagino anche la lingua giapponese. Se selezioni l'inglese come lingua delle voci non sarà più possibile cambiare il tipo di voce. No, va bene, io andrei a scegliere giapponese in realtà. Lingua del testo in italiano arriva anche appunto in italiano. Salviamo le impostazioni, vi dico subito lo stiamo giocando su Nintendo Switch. Partiamo con una nuova partita dove andremo a vedere queste prime parti di gioco. Tra l'altro vi faccio vedere, come potete ben notare, la tecnica utilizzata è quella del già visto in altri titoli Square Enix 2.5D, quindi con personaggi diciamo in pixel art, se vogliamo, un po' retro per ricordare quello che era lo stile dell'epoca, ma con dei fondali che adesso andremo a vedere che sembrano veramente dei dipinti. Comunque abbiamo due personaggi, Claude e Rena Lanford. Claude è figlio unico di Ronix, J. Kenny, eroe dell'alleanza terrestre. È incerto su ciò che vuole fare nella vita, ha seguito la corrente. È uno studente di 19 anni di una scuola per ufficiali con molti pensieri per la testa. A scuola ha imparato il combattimento corpo a corpo. Tuttavia... Andiamo, dai, partiamo direttamente così, tipo di voce, vabbè, lasciamo quelle predefinite. Difficoltà, abbiamo Galassia, Terra, quella un po' più bassa, Universo, quella un po' più difficile. Andiamo con Galassia, versione musica di sottofondo, abbiamo disposizione e originale, e disposizione appunto la nuova versione, possiamo anche... a sentire 2 RS, ah, 2 ce ne sono. Ok, il gioco naturalmente, vabbè, come ben saprete, è un GDR questo gioco. Ok, va bene, il salvataggio, giusto. Partiamo. Voi mi raccomando ragazzi, come sempre, lasciate like, condividete, commentate per supportare questi video anche esplorativi, mi raccomando. その中には悪夢も存在する。セクターガンマで確認された惑星レゾニアの知的生命体たちが地球連邦に宣戦布告し、激しい戦乱の炎が巻き起こった。宇宙歴300、42年、惑星レゾニアとの大戦後、戦艦カルナスによって勝利を導き、栄誉指揮所を受賞する。宇宙歴346年、辺境の未開惑星ロークで発生した謎のウイルス事件を解決し、レゾニアを背後で操っていた惑星ファーゲットの指導者ジエディボースの陰謀を阻止。 その功績を称えられ、38歳という異例の若さで提督に昇格する。僕はそんな父さんのことを誰よりも尊敬していた。銀河連邦の士官というのが立派な職業だっていうことも分かっている。でも僕は僕だ。銀河連邦の英雄 ロニキス・J・ケニー提督の息子というだけの人形じゃない。だけど僕は今ここにいる。 どうだ、降下前に調査した結果と何か違う結果が出たか。 Ah, è pazzesco stile comunque, con i personaggi come detto retro, ma i fondali...
che danno quello stacco dal personaggio. Come procede? Nessun cambiamento delle scansioni precedenti all'atterraggio? No signore, nessuna lunghezza d'onda presenta risposte. Sembra in qualche modo un campo di energia magnetica, ma al momento la sua natura esatta è ancora incerta. Quindi è possibile che assorba tutte le onde dai sensori? D'accordo. Proviamo a fare un'analisi spettrale delle onde magnetiche emesse dal campo. Claude, sei tu l'ufficiale in comando adesso. Proteggi tutti con questa, se succede qualcosa. Arte speciale, pistola phaser acquisita. Voi mi raccomando, fatemi sapere se all'epoca avete giocato o se avete giocato qualche titolo della serie Star Ocean, e nello specifico se il Second Story su PS1 nel 98, per i giovani, per i giovincelli. Anche se poi è riuscito anche sul PSN, se non sbaglio, o comunque anche in altre versioni. Cosa c'è? Nervoso? No, non proprio, signore. Non dirmi che stai già tremando di paura, Claude. Non è così che si comporta un guardia marina. Io... Puoi usare la pistola phaser in battaglia premendo il pulsante RTSP. Non aver paura di premere il grilletto, potrà salvarti la vita. Non funziona, ammiraglio. Nessuna corrispondenza nei nostri database. Possibile? Bene, diamo un'occhiata più da vicino. Cosa potrà mai essere? Perché qualcuno avrebbe dovuto costruire una cosa del genere qui? Dobbiamo prima trovare il modo di entrare nella cupola. Giusto. A tutto l'equipaggio, sparpagliatevi e ispezionate l'area. State in allerta, la sicurezza ha la massima priorità. Allora, sposta il personaggio, apri menu... Conferma, parla, apri scrigno, annulla, apri menu scorciatoia, apri schermata posizione attuale. Ok. Allora, la minimappa ti consente di verificare la tua posizione o destinazione mentre esplori. Posizione, città, dungeon, scenario principale, evento secondario a tempo limitato, contrazione, azione privata a tempo limitato, punto di salvataggio per il recupero, ok. Locanda, gilda, negozio, vendita oggetti, vendita ingredienti, altre strutture, entrata, punto di esplorazione e meccaniche del dungeon. Ok, ce li ricorderemo, ma neanche morti. Milo Kane. Allora, noi in linea teorica dovremmo vedere proprio la porta. Scusi, mi sono incastrato già da subito. Possiamo parlare naturalmente con il tipo, oppure possiamo... Siamo un pantano. Ah no, è questo pannello, vedete che cambia... effettivamente è un po' più scuro. Papà, ammiraglio. Che succede, Claude? Hai scoperto qualcosa? Credo che ci sia una specie di dispositivo di controllo. Forse aprirà un ingresso nella cupola. Ottimo, Claude. Proprio come mi aspettavo. C'è della pressione su Claude. Gli altri, infatti, il pensierino. Fio, sai come... Come procede? Pensi di poter trovare una soluzione? Mi dia ancora un po' di tempo e riuscirò a... Intanto c'è un tempaccio! Fatto, è aperta. Com'è dentro?
Ma diciamo che si potrebbe stare meglio. Non vedo sensori né misure di sicurezza all'ingresso, ma non posso dire altro finché non entriamo. Bene, procediamo all'interno e iniziamo l'ispezione. State attenti, non sappiamo cosa ci sia all'interno. Ok, allora. Io direi di andare a dare un'occhiatina. Tutto bene qui comunque. Può usare la pistola Phaser in battaglia premendo il pulsante. Buona fortuna, signore. Ok, ok. Vado. Non distrarti, Claude. Aspetta finché non scopriamo cosa sia prima di avvicinarti. Non preoccuparti, non c'è nulla da temere. Starò bene. Ecco, finito. Fermati, non andare oltre. Non sappiamo ancora cosa può fare quel dispositivo. Torna indietro, stai lontano da quella cosa, Claude. Claude! Come possiamo ottenere qualcosa se avete così tanta paura? Ma prima era lui tutto quello timoroso, mo se butta così a testa bassa? Guardate, non c'è nessun pericolo. Ecco, qua le ultime parole famose, immagino che... Ci sono delle coordinate, apertura porta. Ma che... Attenzione. Cosa? No. E se ne va Claude. Ne hai visto? Tu devi stare a sentire papà. Quello lo sa, è capitano di lunga data. È svanito. Claude. E mo che lo dice a mamma? Ammiraglio, la prego, no. No, è tutta colpa mia. No, i suoi figli sono così. Te stanno a sentire. Più dici una cosa, più la fa... più dici non fare una cosa, più la fanno. Sti giovani. Si è svampato Claude. Cos'è successo? Beh, il posto sembra meglio di quello dove stavamo prima, però, possiamo dirlo, obiettivamente parlando. Oh, giusto, ero su Mikokenia e poi quella luce mi ha inghiottito. Mo qualcuno avrà segnato quelle coordinate? Dove diavolo sono? Papà! Come mai non c'è nessuno? Ehi, ho ancora il mio comunicatore. E niente, non rispondono. Non prende? No. Non serve a niente. Non c'è segnale. Ma dove sono? Dove sono stato spedito? Allora, non posso stare seduto qui senza far niente. Devo capire subito dove sono. Da quel che vedo, questo posto sembra un pianeta sottosviluppato. Dove potrei mai essere? Sottosviluppato? Lascia fare, c'è della natura. Magari semplicemente è un bel posto. E chi? C'è qualcuno laggiù? Attenzione, dietro di te! Madonna manata. Devo aiutarla. Dai, prode guerriero che si prodiga per la giovine fanciulla attaccata da un mostro. Ma sa pure noi uno schiaffo in bocca. Allora, sposta il personaggio, attacco normale, apri menu battaglia e usa arti speciali o simbologia. Consuma PM.
Allora, attacca. Va bene, vediamo. Quindi così attacchiamo. Così ci spostiamo. Così usiamo la pistola Freezer. Così usiamo... ah, sempre quella. Vabbè, quella ci abbiamo. Pensaci tu, in che senso? Così gli diamo un cazzotto. Ma pure lui mica... non gli faccio niente. No, usa la pistola, vai, è l'unico modo. Bravissimo, con quel capello al vento, poi. Ok, abbiamo livellato Claude. Bravo, Claude. Subito, così. Fresco come una rosa. Per fortuna sono arrivato in tempo. Non dovevo usare la pistola phaser. Grandioso, come ho potuto essere così incosciente? Beh, quello ci avrebbe scassato, eh. Probabilmente ho violato il patto per la salvaguardia dei pianeti sottosviluppati. Ma ho dovuto farlo. Se non avessi sparato, non avrei potuto salvare quella ragazza. Io, tutto bene? Ci è mancato poco. A proposito, vorrei chiederti una cosa. Dove stiamo? Ehi, aspetta! A manca di grazie. È scappata via. Perché si fa così? Signorina, dica. Scusi. Ma noi abbiamo rischiato la vita. Abbiamo preso degli schiaffi in faccia che erano grandi 2 metri per 4. E lei neanche un grazie? Che foresta misteriosa. Ci saranno città o villaggi nelle vicinanze? Allora, ci sarebbe un... vedi il tesoro, attenzione. All'interno degli scrigni puoi trovare vari oggetti. Assicurati di aprire tutti gli scrigni in cui ti imbatti. Viola, rari, oro... o accessori con fattori... equipaggiamento, accessori normali, altri oggetti o full e borchiati appaiono simboli dei nemici. Questo di che colore è? Boh. Sciroppo alla frutta. Vabbè, detto niente, uno sciroppino. Magari il mal di gola, anzi sa mai sti pianeti come il clima. Mo c'è il sole, tra 2 minuti magari viene a piovere. Signorina, dica. Signorina. Ma scusi, non ha visto che bell'uomo che l'ha salvata? Oh, bene, speravo che mi aspettassi. Mi spiace di essere fuggita via in quel modo. Non ho nessun problema. È solo che è successo tutto così velocemente, ero scioccata. Hai avuto paura, eh? Sì, un po'. Comunque mi dispiace, mi hai salvato, io sono scappata via. Ah, non preoccuparti. E poi ti sei fermata ad aspettarmi, no? No? Secondo me no, però. Non mi sono ancora presentata. Io mi chiamo Rena. Rena Lanford. Io sono Claude. Claude Kenny. Piacere. Piacere di conoscerti, signor Kenny. Puoi chiamarmi anche Claude, eh? Allora, signor Kenny, c'era qualcosa che volevi chiedermi prima? Giusto, niente di importante, davvero, ma... dove mi trovo? Aspetta, mo ci fa vedere il panorama. Sei un viaggiatore? Qualcosa del genere, sì. Sì. Da dove vieni? Dove voglio dire? Dalla Terra. In che senso? Dal vaso? La Terra? Dove si trova? Guarda, tu gira. Immagino che non sappia di cosa sto parlando. Beh, come posso spiegarlo? È molto lontana da qui. Molto lontana, probabilmente. Non so precisamente dove stiamo, ma prendiamo per presupposto che stiamo lontani. Posto lontano, eh? Non sono mai stata fuori da questo continente. Incredibile. La Terra è più lontana di El? Credo di sì. Il viaggio sarà stato lungo e difficile, eh?
E noi in realtà siamo caduti dentro un buco. Ma è una storia lunga, lascia fare. Tipo Alice nel Paese delle Meraviglie. Cioè, tu cadi, succede un macello. Ah, però vedi, altro che sottosviluppato. Questi stanno belli tranquilli, guarda. Agricoltura, tranquillità, natura. E bestioni che te piano a schiaffi, però. Signor Kelly, una volta oltrepassato il ponte saremo ad Arlia. Arlia? È lì che vivi? Ma sei sicura che possa presentarmi lì senza problemi? Certo, oltretutto devo ricompensarti in qualche modo. No, per favore, non preoccuparti, guarda, non ho fatto niente di speciale, Non fare il modesto, non sarà molto, giusto il minimo che posso offrirti, per favore, dai. Non fare difficile. Mi prendo delle licenze poetiche, abbiate pazienza. Arlia, oh, andiamo ad Arlia, andiamo, mi segua signorina, lei poi mi dica, cioè, che, cioè, nello specifico proprio le, dov'è che stiamo, cioè, Arlia, vabbè, ma Arlia è un po' generico, nel senso, non mi torna nuova come cosa, cioè, mi torna nuova, nel senso, eccoci, benvenuto ad Arlia. Era da tanto che non respiravo aria così pulita. In che senso aria pulita? Esiste l'aria sporca? Sì, perlomeno è sporca da dove vengo io, insomma. Davvero? Non credo che mi piacerebbe. Già, penso proprio di no. L'aria qui è mille volte migliore, Beh, abbiamo un sacco d'aria pulita qui, quindi respirare tutta quella che vuoi, Devo tornare a casa per un po', signor Kenny. Ti andrebbe magari di fare un giro nel villaggio per un po'? Cioè, della serie, non vieni con me che c'ho da fare. Ma certo, non c'è problema, Poi... scusi. Quando... Torno subito! Questa è uscita un po' acuta, però vabbè. Noi esploriamo Arlia, Che pare un bel posticino. Probabilmente non è una buona idea socializzare con la gente del posto. Sarà meglio trovare la via del ritorno. Ma che ritorno? Non sai dove stai la via del ritorno? A Claude? E dai, socializza. Magari gli abitanti del villaggio sanno dirmi qualcosa di utile. Ma mo hai detto che non devi socializzare. Ma scusa, ti contraddici ogni due passi. Dica. Chiediamo al giovine qui, Giovinotto! Quale luogo potrebbe essere migliore di Arlia? I giovani sembrano non sapere niente di questi tempi. Lo so. Non ci sono più le mezze stagioni, Chiediamo all'altra, ma... Signori... Aspetta, ho visto un luccichio qui. Indaga. Luoghi unici. Premi A dove appaiono le icone per apprendere informazioni speciali sul luogo. Attenzione, il mulino bianco. Che è rosso, però va bene. Ruota idraulica grezza, ruota idraulica artigianale per scopi generali, che è essenziale nella vita quotidiana di Arlia. Un tempo se ne vedevano di simili anche sulla Terra. Sì, il mulino ci sta. Abbiamo pure livellato, vedi, l'esperienza. Signorina? Eh? Ho la pelle così secca? Per dire, Aspetta, chiediamo... Che è sto coso? Ah, una bimba, scusa. Da dove vieni? Non saprei proprio dirlo. Manco io, te lo dico, Uomo? Avrei detto donna, te lo dico. Macchinato? Cosa diamine è? Una cosa che si muove da sola? Intendi come con la simbologia? Vai a chiedere a un simbologista se vuoi saperne di più sulla simbologia, Per piacere, che c'ho da fa'. Ma io posso aprire lo scrigno intanto? Elisir della resurrezione... Armatura di cuoio, attenzione. Equipaggio automaticamente, equipaggiamenti trovati anche trovati che sono migliori delle tue armi e armature attuali. Bella questa cosa, almeno in automatico ci... Bravo, ci piace. Gli accessori non verranno equipaggiati. Si può attivare o disattivare nelle impostazioni. No, va bene se lo metti al volo. Equipaggiare, sì. Armatura di cuoio. No, perché ogni volta magari quando prendi le cose devi andare a controllare. Quindi, Fall.
Chiediamo anche al tipo qua. Dai un'occhiata in giro, se cerchi qualcosa la troverai all'Emporio di Arlia. Una navicella spaziale? Che intendi? Non ho nulla di simile in vendita. Ehi, il ragazzo con ha bisogno di qualcosa, non navicella spaziale, ma un sacco di altra roba. No, volevo controllare magari per vedere che vendono. Ecco un altro bimbo bimba. Una navicella spaziale? Si mangia? Non so proprio cosa sia. Punti di salvataggio. Premi A toccando un punto di salvataggio per registrare la tua avventura. Alcuni punti di salvataggio registrano solo i dati, altri registrano anche PS e PM. Puoi anche salvare in ogni momento sulla mappa del mondo. Vabbè, noi al momento salviamo così. Poi. Allora, il nostro obiettivo ce lo segna di là, eh? Ma noi naturalmente andiamo un po' in giro a chiedere cose alla gente. Boh, magari non entro nelle case che mi pare brutto. Vabbè, magari a qualcuna. Giusto per vedere come stanno gli interni, per sapere come stanno altri. Ma guarda, bellissima. Allora, il tavolo della sala da pranzo mi sembra eccessivo, però è bellissimo. Guarda la cucina com'è figa, ma sopra, vabbè. Caminetta all'angoletto, devo dire altro. Bellissima. Guarda qua la tavernina, cantinetta. Camere da letto sopra. Mazza che sono grandi ste case, eh. Guarda qua. Ma è bellissima. Signora, complimenti per la casa. Ah no, è la domestica. Temo che il sindaco sia via per lavoro. Dovrebbe tornare tra circa un'ora. Ah, è la casa del sindaco. Siamo andati precisi nella casa del sindaco. Vedi sti politici? Con le tasche dei cittadini si fanno sti villoni. Voglio proprio vedere se il vicino di casa c'è una casa del genere. Fammi vedere. Fammi vedere proprio. Guarda. Vado. Salve. Giovane no. Ho appena visto Rena tornare a casa e sembrava molto emozionata. Mi chiedo cosa sia successo. Ha visto sto bel figaccione, signora. Mi scusi, che io volevo dire. Oddio, però pure da fuori sembrano carucce le case, eh. Cioè, sembrano belle grandi. Voi, indipendentemente da quello che era il sindaco. Ma questa è sempre la casa del sindaco. Mamma mia, ma prende quattro. Ma scusi. Ma com'è grande sta casa del sindaco? Incredibile questo sindaco. Aspetta, no, io devo andare a vedere un'altra casa, signore, non è possibile. Il sindaco c'ha porte in ogni dove. Fammi vedere il vicino di casa del sindaco. Vabbè, dai. È già più modesta, eh. Vabbè, ci cioè, stanno i bambini, hanno scassato tutto. Bimbi, però, dai. Ho sentito che ci sono vari tipi di mostri fuori dal villaggio. Io odio i mostri, mi terrorizzano. Non preoccuparti, se mai tenteranno di attaccarti, li farò saltare in aria con la mia spada di luce. Mazza e cattiveria. Sì, mio fratello è il mio eroe. Esatto. Parla proprio così il bambino, eh? Ah, vedi, possiamo rubare a casa dei bimbi. Abbiamo rubato la marmellata ai bambini. Vedi, non è più possibile andare nelle stanze perché hanno distrutto la casa. I genitori infatti sono scappati, credo. Non ci sono, quindi probabilmente sì. Va bene, comunque andiamo a parlare con Rena, signori. Starei qui a chiacchierare con questa bella gente tutta la giornata, ma... ci ha detto di aspettare, in realtà ci avrebbe raggiunto dopo, però noi da bravi rompimaroni gli andiamo a casa, così. E dov'è adesso? Questa sarà la mamma. Beh, gli ho detto di fare un giro in città, e invece Takato ritrovi a casa. Salve, cara. È permesso? Tiè. Un momento, Rena. Eh? C'è entrato in casa. Chiedo scusa. C'è qualcosa che non va, signor Kenny? No, che stavo passeggiando nel villaggio e sono finito qui, così a caso proprio. Entriamo nelle case della gente per sbaglio. Oh, capisco. Non mi aspettavo che fossi qui, te lo dico. Disturbo? Ci mancherebbe. Oh no, per niente, figurati. Fai come se fossi a casa mia, però. Mamma, lui è il signor Kenny. È lui che mi ha salvato prima, Oh cielo, di lui che mi parlavi. Bene, salve signor Kenny. Sono la mamma di Rena, mi chiamo Vesta. Due polpette al sugo? Rena ha detto che l'hai salvata da una situazione di pericolo prima. Niente di che, signora, lasci fare. E invece sì, sarebbe stato un disastro se tu non fossi arrivato. Le ho detto mille volte di stare lontana dalla foresta sacra, ma non mi ascolta mai. I figli sono così, pure questo sta in un altro universo, proprio perché è un imbecille che non ha ascoltato il padre, che poi è ufficiale, di uno a caso. Oh, mamma! Rena, dovresti essere felice di star bene.
attenzione, minacciosamente, la mamma si avvicina alla figlia che comunque scappa. Comunque, signor Kenny, mi dispiace di averti fatto aspettare. Qui ho finito, che ne dici di fare un giro nel villaggio? Sì, per favore, grazie. Mi trovo a disagio la signora qua, mamma mia. Va bene, a dopo, mamma. Va bene, va, divertitevi. Piacere di averla conosciuta, signora. Arrivederla, eh. Le polpette magari un'altra volta. Mi scuso per mia madre, può essere fastidiosa a volte. No, no, non c'è problema, anche i miei genitori fanno così. Oh, davvero? Eh sì, non puoi immaginare, guarda, saresti sbalordita. Allora andiamo? Dannamo. C'è sta niente, ho visitato tutto in 3 secondi e mezzo. Ah, ok. Allora andiamo qui, va. Entriamo alla casa del sindaco? Ma ha segnato tutto. Questa è la casa del sindaco di Arlia. È molto competente, ma adesso pare che non ci sia. Molto competente. Questo ti freghi i soldi, signor. Lascia perdere proprio. Andiamo. Dove andiamo? Usciamo pure da qua? Vabbè, tanto questa è sempre casa del sindaco che riesce da tutti i punti, quindi. Mo ci spiegherà un pochino le case, le cose. Andiamo, andiamo. Mi segua, mi segua. Faccio strada io, anche se non sono del posto, ma ormai ho visitato tutto. Questa di chi è la casa? Questa è la casa del falegname della città e della sua famiglia. Non è quasi mai a casa in questi giorni. Si sta occupando di un lavoro importante nella città vicina. Secondo me, signori, si è dato con quei due là dietro. Cioè, credo che si è dato, no? E due figli sono a casa da soli. Esatto, poveri bambini. Cerco di venirli a trovare quando posso per chiacchierare, eh. Però poi fanno casino e me ne vado. È gentile da parte tua, Arena. Ma che, non è nulla di speciale. Cosa? Oh, dai. Vabbè, va, andiamo ai prossimi, va. Allora, poi qua ci sta questo che non vende navicelle spaziali, però, se ti dovesse servire, eh. Questo è l'emporio di Arlia. Vendono cose utili per chiunque, tranne che per noi, vorrai dire. Oh, che buon odore. È il profumo delle erbe, in realtà. Che erbe c'ha il tipo? Le erbe? Di che tipo, scusa? Le medicine per curare le ferite, presente? Non si può intraprendere un viaggio senza. Oh, le erbe? Lo sapevo. Davvero? Già. Mi sorprendi che tu sia ancora vivo. Vabbè, mo manco a essere così critici. Attenzione, lì ci sono dei picciolini e un cantante. Questa è la casa di una coppia di novelli sposi. Si amano talmente tanto che è quasi imbarazzante guardarli. E però gli stai a guardare. Oh, salve, novelli sposi. Auguri, eh. Beh, Ren è una ragazza molto carina, quindi conto su di te per renderla felice, proprio come lui ha fatto con me. Va bene. Ne ho abbastanza. Lu, tu che fai? Canti? Cantautore? Ehi, Rena, fai fare un giro della città al tuo ragazzo? Per favore, non fraintendere, è solo un ospite, ok? Attenzione, niente qua. Posso andare a vedere pure sopra? Scusa, non per essere impertinente, nella casa degli sposi. Vedi? Questi sono i regali di nozze. Delle more. E dei mirtilli. Ammazza che parenti stronzi e taccagni che c'hanno questi. Damo, se va. Ma scusate. Allora, andiamo a vederci. Manca la casa di qualcuno da quest'altro lato. Credo, sì. Ah, è la chiesa, ok. Vabbè, la casa di Dio comunque, di qualcuno, Questa è la chiesa di Belding. Ci rimane un uomo. Aspetta, piano, che sto. È sempre a nostra disposizione se abbiamo bisogno di parlare. Poi peraltro non... Sembra un uomo meraviglioso.
Beh, oddio, a vederlo così con quei baffetti, insomma, ci sono... Cioè, non saprei, faccia lei, però, i precedenti. Oh, sì, tutti si fidano di lui. E poi va a finire male, però, lascia fare. Che... Dica. I terremoti si verificano frequentemente e tutti gli animali hanno iniziato a rivoltarsi contro le persone. Ammazza, Che cosa stanno cercando di dirci le divinità? Ora prega, figlia mia, è solo attraverso la preghiera che comprenderai la divinità. Ma scusa, se non sai manco tu quello che sta succedendo, non hai compreso manco tu. Evidentemente o non preghi abbastanza o non funziona. Poi faccia lei, ci mancherebbe altro. Andiamo sul campanile, dai. Hai visto che ci stanno i sordi? La tela magica. E beh, qua di magia se poteva solo parlare. Mi posso arrampicare? No, vabbè, non suoniamo la campana. Andiamo, andiamo. Ma abbiamo visto tutto, Rena? Arrivederla, caro. Si taglia i baffi però, che potrebbe essere frainteso. Questa signora? Ragazzina. Wow, prima i mostri, ora vieni anche in chiesa. Il mondo sta impazzendo. Vabbè, scusa. Bimbo? Ciao, Rena. Potresti raccontarmi di nuovo la storia dell'eroe di luce, eh? No, mi dispiace, ora devo portare il signor Kenny in giro per il villaggio. Ah, magari la prossima volta, eh? Andiamo. Fatemi sapere dell'interpretazione, signore, se può. Se può interessare comunque. Ma a parte tutto, il gioco è una figata, comunque. GDR fatti così sono veramente di quelli infognanti, come ce ne sono pochi, eh. Quindi approfittatene, signori, date un'occhiata a questo Star Ocean The Second Story R, se non avete giocato all'epoca, o anche se l'avete giocato per rispolverare un pochino la freschezza data da questa. Ammazza, ha preparato il cenone, mamma mia, è per il fidanzatino, vedi che se fa, mamma qua si vuole mettere in luce con... Mamma, sono qui! Salve! E beh, mo ci chiede... Rena, non vi aspettavo così presto, appena in tempo comunque, stavo finendo di preparare tutto. Preparare cosa? Ma mamma, di solito ci mangiamo due tramezzini, vuoi preparare il cenone di Natale? Mamma, perché mai tutto questo cibo? E dai! Non sembra una delizia? Vi ho preparato tutte quelle mie ricette migliori. Non intendevo questo. Cosa? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Ho semplicemente pensato di ringraziare il signor Kenny con un buon pasto, sa? Capisco, ma non è troppo? Non è mai troppo? Tu dici? È giovane, immagino che abbia un grande appetito. Hai fame, vero, signor Kenny? Magari una mangiata, è il buon motivo che te se pia, te se porta fuori da casa e alla tua età te ne vai, eh. Non è che poi sta qua fino a qua, qualcuno te se deve caricare pure, no? In effetti sì, Visto? Un vero uomo divorerebbe tutto questo senza problemi. Mangia tutto quello che vuoi, d'accordo? Grazie. Oh, mamma, le figure di merda, dai. Vabbè, noi approfittiamo a sto punto, cioè, che fa? Rinunci, la signora si è impegnata, tutte le ricette migliori. Un'ora dopo, a panza piena, aggiungerei. Grazie mille per il cibo, sono davvero pieno. Stai bene? Non c'era bisogno che mangiassi tutto quanto, sai. Cioè, te sei mangiato a spesa dei 3 mesi. Sto bene. Ho uno stomaco di ferro, don't worry. Scusa, che mia madre aveva preparato fin troppo cibo. Beh, se si è mangiato tutto. Guarda, era tutto delizioso però, mia madre non sarebbe mai in grado di fare altrettanto. Grazie del complimento, Mi fa piacere vederti contento. Ma stiamo pari, no? Vado di sotto ad aiutare mia mamma a riordinare, Tu riposati pure un po', ok? Certo, buona idea. Poi preparate la colazione, che quando mi sveglio c'ho sicuramente un certo languorino. Cavoli, sono veramente pieno, comunque. Mamma, mi chiedo cosa stia facendo. Sicuramente non il pranzo che abbiamo mangiato qua, però spero non si preoccupi troppo per me. Ah, devo trovare un modo per tornare a casa. Pure se qua non si sta tanto male, Rena ci sta mettendo un po'.
Vabbè, però pure tu col pressing, non è che te sta a fa da balia. Mo' l'hai conosciuta, già te presenti a casa così a sorpresa. Poi non dovrei venire qui senza prima chiedere a Rena. Però possiamo spippolare, no? Non lo so. Rena mi ha detto di rimanere di sopra. Vabbè, ma se non viene che famo? Dormiamo. Salve signora. Ti è piaciuta la cena, signor Kenny? Non ho preparato troppo cibo, vero? Oh, no, no, affatto. Era tutto buonissimo, grazie mille. Anzi, la prossima puoi preparare pure qualcosina in più, perché polpette mi sa che mancavano. Davvero? Oh, sono proprio felice di sentirlo. Non c'è di che. Allora, ti è piaciuto davvero, Aridaia? Sì, perché... assolutamente, sì, sì. È buono, tutto buono. Sicuro al 100%? Guarda, sono sicuro al 100%, te preoccupa. Bene, grazie al cielo, non avrei saputo cosa fare se il cibo non fosse stato di gradimento dell'eroe. Ha detto eroe? Mamma, sono qui? È l'eroe che si porta mia figlia da casa, no? Per dire. È un eroe per quello. Ok, indietreggia. Attenzione, con un po' di... Damose! Rena, oh no. Cosa c'è, mamma? Perché sei agitata? Non è solo che... Calmati, mamma. Dimmi cosa c'è che non va. Gliel'ho detto. Detto cosa? Ho detto la parola che comincia per E. Per fio della... No, per dire. Cosa gli hai detto? E lui che ha detto? E non credo che abbia capito cosa intendevo. Ma che sta succedendo? Scusate. Madonna, se... Per favore, state calme. Va tutto bene. Neanche lui capisce cosa sta succedendo. Figurati, è mezzo rincoglionito quello. Oh, signor Kenny! Lui deve essere Claude Kenny, giusto? Permettimi di dire che sono onorato di fare la tua conoscenza. Mi chiamo Regis e servo umilmente questo villaggio come sindaco. Piacere di conoscerla, signore. Ti ringrazio sentitamente per aver salvato la nostra cara Rena nella foresta sacra, eh? Oh, di niente, signore. A proposito, Rena mi ha raccontato che al momento sei in viaggio, no? Dove vai? Non direi proprio un viaggio in realtà, più una capatina. Dimmi, dove sta na? Verso il regno di Grosse o magari al continente di Laguer. Un viaggiatore curioso davvero, eh. Non solo non sai dove sta na, ma non sai dove ti trovi, ma neppure dove sta na. Proprio rincoglionito, Questa cosa sta degenerando. Cosa sta cercando di dire, signore? Mi scusi. Signor Kenny, perdona la mia scortesia per un momento. Credo che tutto ciò che ci hai detto sia una bugia, te lo dico. Non sei un viaggiatore qualunque, di la verità. Se non sono un viaggiatore, allora che sono? Molto lo dico. Un visitatore da un altro mondo, un eroe leggendario travestito da viaggiatore. In effetti sarai d'accordo con me sul fatto che sei l'eroe di luce venuto per compiere il suo dovere del nostro salvatore. O mi sbaglio? Ascoltate, va. Cosa mai vi ha fatto pensare che io... Se hai bisogno di prove, condividerò con te una parte del nostro mondo. Guarda, la nostra storia afferma che quando il popolo di Expel partirà per la minaccia di un incombente tragico destino, apparirà un eroe in abiti di fattura straniera e con la sua spada di luce salverà tutti noi. Quella gli hai fatto vedere la spada di luce, ragazzina, lo so. Ci ha parlato di sta spada di luce. Non la dovevo usare. Il phaser, sto dicendo, la pistola phaser. I tuoi abiti sono completamente diversi dai nostri e porti con te la spada di luce. Quali altre prove servono? Dai, svegliate un po'. Cosa sta... Ma io non c'ho nessuna spada di luce, guarda. E invece sì, hai usato una luce abbagliante per salvarmi prima. Quella? Forse non è lui per davvero. Deve essere lui.
Guarda, penso di capire che vi ha fuorviato. Questa mia arma non è una spada di luce, anche se ammetto che potrebbe sembrarlo. Ma comunque portare questa con me non fa di me un eroe speciale, eh? Cioè, una specie di equivoco. Ma come fai a dirlo? Guarda, voglio dire, non sono un eroe, non ho questo tipo di potere. Non ho neppure idea di cosa stia succedendo qui. Come potete aspettarvi che io salvi qualcuno? Davvero non ne hai idea? Non sai davvero niente riguardo al globo stregato e ai cataclismi? Non stiamo parlando di un evento che interessa solo il nostro villaggio, eh? Cioè, parliamo dei cataclismi che hanno colpito tutto il mondo. Che cadi davvero tu? Sembra che tu non sappia di cosa parliamo, permettimi di spiegarti, insomma. Tutto ha avuto inizio 3 mesi fa. Mo tra un po' ci salutiamo e che ci sto prendendo gusto. In un altro continente, a nord-ovest del nostro villaggio, c'è un regno di nome El. Un fatidico giorno, una meteora si è schiantata su Eluria, una città situata nel territorio di El, insomma. All'inizio le persone hanno pensato che si trattasse di un semplice evento divino straordinario, insomma, sti allocchi come sempre, ma presto ebbe luogo un cataclisma, che poi abbiamo selezionato il doppiaggio in giapponese, ma poi è andato tutto così. Vedete che avete anche il doppiaggio in italiano, che volete di più, scusate? Minimo un like, signore, un commentino, un like per l'interpretazione. Moltitudini di mostri apparvero improvvisamente in una narrazione un tempo pacifica. Una narrazione che è una storia, stai calmo, però so vecchio. Creando un caos totale da devastare il regno di El. Niente di simile era mai accaduto prima nel nostro mondo. Non fino all'arrivo della meteora, insomma, ci siamo capiti. È logico supporre che due eventi sono correlati, eh? 1 più 1 fa 2. La meteora ha preso il nome di Globo Stregato, una pietra di pura malvagità demoniaca. Da qualsiasi prospettiva la consideri, vabbè, sempre sfera rimane, giustamente. Quella pietra deve essere la causa dei disastri accaduti nel nostro mondo. E ora, proprio come un giorno, il globo stregato si abbatte su di noi, così sei apparso tu. Quindi, ragazzi, e fa che sei l'eroe, se no stiamo nella merda. Se quella pietra è la fonte del caos, crediamo che solo tu puoi aprirti un varco e salvarci. Ma io, cioè, sto da solo. I cataclismi sono ancora in corso mentre parliamo, un susseguirsi di terremoti come mai prima d'ora. Animali docili che si trasformano in belve feroci. Tra non molto il disastro si abbatterà anche sul nostro umile villaggio, te lo dico. Ma io, cioè, io non ho... non sono la persona speciale di cui parla la storia, Cosa potrei mai fare contro un meteorite magico? E se non sei tu, allora da dove vieni? Dov'hai, scusa, che vuoi? Ecco, guarda, io non so come spiegare la situazione. E anche se ci riuscissi, probabilmente non capireste. L'unica cosa che posso dirvi è che sono qui per sbaglio. E non perché lo volessi, Cioè, vorrei tornare da dove sono venuto. Tutto qua, solo che non so come si fa. Avrai di certo le tue ragioni, ma devi dirci di più affinché possiamo capire, perché così ci abbeviamo. Non lo so, ma questo è tutto quello che posso dirvi. Ok, vabbè. Vabbè, comunque, se insisti tanto, io so certo che quello che dici ha un fondo di verità, Poi dovremmo accertare che tu non sia l'eroe di luce, dopo tutto. Ma com'è possibile? Mi dispiace, ma non è quello che volevate sentire. Lo so. Non importa, non ti preoccupare, abbiamo sbagliato noi per primi a voler credere a tutti i costi che tu fossi qualcuno che non sei, Uno ci prova. Mi dispiace, io ho preparato pure a escorte dei 3 mesi, mortacci, su amore, caghi tutto, Rina! Se l'è presa? Lascia sta per mo, Credeva con tutto il cuore che tu fossi il nostro eroe, ci è rimasta pure male, Se poteva sistemare una volta per tutte, invece. Comunque sono sicuro che presto le passerà, non ti preoccupare. Rina! Vorrei chiederti un'altra cosa, signor Kenny. Senti, per favore, se possibile, evita di agire in modi che potrebbero, insomma, confondere gli altri. Ci siamo capiti,
Parlo ovviamente da spada di luce, ma se puoi ti chiedo anche di essere prudente in generale. Come ho spiegato, da quando è apparso il globo stregato c'è inquietudine, le persone sono ansiose, agitate. Vedere apparire all'improvviso una persona che corrisponde a ciò che descrivono le leggende in queste circostanze, beh, comprenderai di certo perché le persone proprio come Rena rimanessero tanta speranza in te. Ti chiedo perciò di essere attento per evitare di instillare speranza negli altri. Per favore, cioè, sarà più facile per tutti, per piacere, eh. Ma sì, sindaco, farò del mio meglio, ci mancherebbe altro. Bene, a tal proposito, signor Kenny, cos'è in programma di fare adesso? Vorrei saperlo anch'io, cioè, pensavo che avrei potuto cercare un modo per tornare a casa, ma... Guarda, in tal caso, perché te fermi al villaggio? No, giusto per 5 minuti, un pochetto, puoi restare a casa mia per tutto il tempo che desideri, basta che fai piatti e altre cose, però. Forse potrai scoprire qualcosa di utile mentre sei qui, che ne sai, mai dire mai. Oh, ma io non vorrei disturbare, nessun disturbo, te preoccupa, piuttosto siamo stati noi a disturbarti. Insisto, lascia fare. Beh, in questo caso, guarda, accetto l'offerta, No, anche perché la casa del sindaco è pure caruccia, quindi non sta capire un attimo il sindaco che intenzioni c'ha, però. Dormito bene? Sì, sì, benissimo, grazie, grazie. Il sindaco sta aspettando di sotto, Muovite. Allora. Bella casa. Dove stiamo andando? Al terrazzo. Guarda il sindaco come si tratta bene, signori. Incredibile. Scendiamo di sotto, va. Ecco il sindaco. Buongiorno, sindaco. Alla buon'ora, ragazzi. Ti sei svegliato finalmente. Che cazzo. Sì, avevo bisogno di una bella dormita. Eccellente, eccellente. Comunque, a proposito, signor Kenny, se non riesci a trovare quello di cui hai bisogno qui ad Arlia, magari potresti visitare la città di Salva, a nord. Salva è una città mineraria, dove ci sono persone provenienti da tutto il continente. Forse sarà utile dare un'occhiata là, no? Va bene, grazie per il consiglio. Della serie l'ospite dove 3 giorni puzza come il pesce, Figurati di niente. Oh, ancora una cosa. È probabile che la tua spada di luce attiri troppa attenzione, perciò usa piuttosto quest'altra spada. Infine, se sei stanco, puoi riposarti nel letto di sopra, ma ogni volta che lo desideri, di giorno, di notte, quando ti pare, insomma. Spada lunga. Perfetto, grazie mille, grazie mille. Ti auguro tanta fortuna, in bocca al lupo, giovanò. Equipaggiare? Vuoi cambiare? Sì, non possiamo dare nell'occhio. Ok. Bene, 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 bene. Allora. Signori, a questo punto io andrei a salvare e vi saluterei qui con Star Ocean The Second Story R, che sta per remake. Spero che il video vi sia piaciuto. Ragazzi, onestamente mi sono divertito. Spero che non vi abbia dato troppo fastidio. Apprezzate l'interpretazione dei nostri personaggi. Comunque, ragazzi, date un'occhiata al gioco. Questo era un video, come detto, esplorativo. Magari lasciate like, condividete, mi raccomando, e commentate per supportare anche questi video, dove andremo a spippolare un po' di titoli qua e un po' di titoli là. Mi raccomando, seguite anche sull'altro sito per le live, sul secondo canale e su Instagram, dove, come detto, vi ho fatto vedere anche la Collector's Edition di questo Star Ocean The Second Story R. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.